Queste tracce vanno verso sud. Ah, quegli animali. Devono averlo portato da un'altra parte, forse verso la loro tribù. Io lo giuro, se hanno provato anche a torcergli un solo capello, sgozzerò ogni singola gola di quei stupidi, stupidi, stupidi animali dalla pelle verde. No. Perché si doveva fidare di loro? Non possono fare del male. Sicuramente in realtà questi crimini non sono per colpa loro. Certo, ignoriamo pure tutte le battaglie, tutto il sangue. Sicuramente io riuscirò a fargli fare pace. L'unica cosa positiva da tutto questo è che forse inizierà a pensare in modo più logico, invece di buttarsi in queste situazioni suicide. Oh, spero che non le abbiano fatto del male. Dai, Quincy, più veloce. Dai, forza, forza, bello. Ti darò molto più zucchero a casa, va bene? Dai, forza! Wow, wow, frena, frena. La vegetazione qui è troppo spessa. Temo che dovrei rimanere qui, bello. Aspettami qui, ok? Non ci metterò molto. Ah, non preoccuparti, sarò fuori dai guai, ok? Però tu devi aspettarmi qui, perché l'ultima volta che ti ho lasciato solo ti ho trovato a mezzo chilometro di distanza e stavi rompendo le scatole a dei cittadini comuni. Io posso comunque badare alle spese, ma non farci un'abitudine, hai capito? C'è già una persona che sto cercando di salvare da un rapimento, non voglio salvare anche il mio cavallo. Tornerò presto. Ciao. Ma dove sarà finito? Oh, ma tu guarda! Un orco. Maschio. Pitture tribali. Ah, forse è solo un cacciatore. Probabilmente anche giovane. Forse non ha idea del rapimento. Potrei usarlo a mio vantaggio. Bastardo. Hanno provato a portarlo via. Temo che sia il momento di fare la fanciulla che deve essere salvata. C'è qualcuno? Sono persa e ho bisogno di aiuto. Oh, se ci fosse qualche animale selvaggio ad attaccarmi, io morirei all'istante. Un orco! Che cosa pensi di farmi? Ah, non ci sei abituato forse? Oh beh, siamo entrambi fortunati oggi perché avete rapito un essere umano. Siete così deboli, disgustosi. Potreste rimanere nelle vostre terre, ma no! Dovete disturbare noi poveri civili. Senti, dimmi dove si trova. Oh, fidati, il tuo sangue coprirà questo terreno immediatamente, capito? Allora, dimmi cosa voglio e forse ti lascerò in pace. Senti, non so da quanto tempo tu abbia lasciato la tua tribù, ma loro hanno rapito una persona molto importante. Per cui, fammi questo favore e dimmi subito dove si trova. Ah, vedi? Non era difficile. Ti consiglio di non tornare a casa per un paio d'ore. Eccolo! Esattamente dove aveva detto lui. Va bene, allora con cosa ho a che fare? Un accampamento piccolo. Case fatte di legno e fibre. Piante. Ovviamente. Hanno anche una bella architettura, ma in resistenza ne dubito. Sono costruiti direttamente sul terreno. Poi
Questa tribù non è protetta da delle mura, né da barriere naturali. Quindi potrebbe rendermi le cose difficili se volessi andare più cauta. Poi ci sono delle guardie. Ah, uno ha una spada d'acciaio, ma l'altra ha soltanto un giavellotto. Ci sono più tribù qui. Ce n'è una più avanzata a livello tecnologico e l'altra meno. Che siano collegate al rapimento. Va bene, vediamo come sta. Ah, eccolo lì, è legato a un pilastro. Ho capito, abbastanza in basso da potersi sedere, certo. Non sembra ferito. Oh, quei maiali vogliono qualcosa da lui. O forse vogliono lui in generale. Ma lì c'è una capa? Ovviamente color oliva, tante cicatrici da battaglia. Sicuramente tra le più vecchie. Ah, anche se sembra abbastanza imponente. Perché lo sta guardando? La capa si sta proponendo a lui? Quei brutti ceffi immondi maiali! No, non ci devono neanche provare. Poi lui è così fragile. Probabilmente lo distruggeranno. No, l'unica persona che darà una lezione a quell'umano sarò io. Nah, non c'è tempo per rimanere silenziosi, è tempo di affrontarli. Ehi, brutti maiali! Ho passato tutto il giorno a rintracciarvi e non permetterò a nessuno di voi di prendere quel ragazzo. Immagino che lei voglia affrontarmi, capa. Io non ho paura. E farò tutto il possibile per riportarlo a casa. Che cosa? Ma che state facendo? Non volete affrontarmi? Non ci sarà nessuna lotta? E perché io dovrei essere diversa da qualsiasi membro di qualsiasi villaggio che avete distrutto? Le famiglie che avete ucciso e non avete lasciato niente? Soltanto rovine e distruzione. Volete forse farmi credere che li avete mangiati? Direttamente, con tutte le ossa? Senti, tu smettila di parlare, ok? Sto cercando di salvarti il culo. Cosa significa che non hanno mai ucciso nessuno? Hai visto le rovine, no? E le testimonianze dei rifugiati? Loro sono passati di lì. Voglio dire che non hanno mai ucciso nessuno è come se io dicessi che il cielo non è più blu. Guardarmi attorno, ma che dici? Va bene. Ma che... sono tutti qui? Sono venuti qui di loro spontanea volontà? Cosa? Ehi, capa! Voglio delle spiegazioni. Mi state forse dicendo che sono venuti loro qui di propria spontanea volontà? Non ci credo. Perché un umano dovrebbe scegliere voi invece che la loro razza? Digli che se mi chiamano un'altra volta orcista, io spaccherò qualche teschio. Ma che succede? Mi stai davvero dicendo che pensavano di accoppiarsi con te in modo tale da poter convincere il re? E perché non hanno scelto qualcun altro? Ci sono un sacco di esseri umani che potevano catturare. Perché proprio te? Cioè, perché avresti accettato di stare con loro invece che con me? Cazzo, l'ho detto a voce alta. Sì. Mi sei piaciuto da tanto tempo. Mi piace come tu sia gentile con tutti e come tu veda il meglio nelle persone, anche se ti portano i guai. E come tu sia sempre così amichevole con tutti, anche con me. Come hai fatto a non capirlo prima?
tutti quei momenti passati insieme e i miei programmi. Non ci hai fatto caso che ero sempre libera nel momento in cui sapevo che tu eri libero? Wow, capisco essere testardi, ma questo... Ho girato per la giungla per tutto il giorno a cercarti e mi stai dicendo che hai seriamente valutato l'idea di sposarti con un'orchessa. Ciò che sto cercando di dirti è che mi piaci. Scemo. Sì, è quello che ho detto. Oh, e voi che avete da ridere? Che cosa c'è di così divertente? Che? Io non posso solo prendere maschio debole. C'è una cosa che chiamiamo consenso dalle mie parti. Sapete? Non è così che funziona. Si chiede il consenso, si fa un appuntamento, ci sono varie cose da fare e voi ve ne siete approfittati. Sì. Voglio dire, avete visto di che stazza siete fatti? E avete visto quanto lui sia fragile? Va bene. Mettiamo pure il caso che tutto ciò che abbiamo sentito finora dalle persone fosse una brutta menzogna. Che cosa dovrebbe significare? Devo semplicemente dimenticarmi di tutte le storie che ho sentito fino ad ora? E poi devo forse ricordarti che io ti ho visto legato a un pilastro e non potevi muoverti. Lo capisci che non importa il contesto, le loro intenzioni non sembravano affatto amichevoli, specialmente perché la loro stazza era decisamente superiore alla tua? Cosa? Io ipocrita? Ma senti chi parla? Io non sono così... Ok, forse sono un po' più grande di lei. E allora? Sentite, lui è mio. È solo mio, capito? Bene, noi ce ne andiamo adesso. O perlomeno dovrei discutere di questo con re. Non me ne frega niente se è tardi. E poi c'ho un cavallo che mi sta aspettando fuori ed è rimasto solo. Che cosa intendete con quel cavallo? Tu, come diamine sei arrivato qui? Io ti avevo detto di stare fermo. Fammi capire, non solo sei riuscito a trovare una scorciatoia abbastanza grande per farti passare, ma sei arrivato prima di me perché avevi visto del cibo? Immagino di non avere altre scuse. Va bene, rimarrò qui, a una sola condizione. Lui resta con me. Non fatemi quel sorrisetto, soltanto perché solo adesso ho capito che non siete certi maiali che pensavo che foste. Non significa che siamo amici, diciamo che siete tollerabili, ok? Finalmente siamo soli. Sai, mi hai davvero spaventata oggi. Non hai idea di quanto mi fossi preoccupata per te. Cosa poteva farti una tribù di orchi? Sei stupido a volte. Questi hanno sopraffatto gente molto più potente di te e me messi assieme. E chi c'era riuscito a trovare un accordo non è mai durato molto. Avrei potuto perderti. Sai quanto mi avrebbe fatto male? Non penso che sarei andata avanti. Senti, ogni giorno, quando mi alleno, quando combatto, il mio unico filo che mi connette all'umanità sei tu. Ci sono poche donne nell'armeria. E anche loro non so se mi capiscano a volte. Poi quando vado in giro per la città, le donne mi guardano come se fossi un mostro e gli uomini non mi desiderano. Non mi considerano una donna vera e propria, ma neanche un vero guerriero. Che cosa ho di diverso? Sono una donna con un po' di muscoli e un po' dominante, tutto qui. No, non ci provare tu. No, no.
Stanotte starai in mezzo alle mie braccia, ok? Non pensare di dormire da solo. Rilassati, ok? Forse la capa aveva ragione. Sono molto più forte di te. Quindi non te ne andrai da nessuna parte. E comunque capisco l'intenzione di voler fare qualcosa di buono, ma se non fossi arrivata in tempo? Hai seriamente pensato di volerti sposare con uno di loro? E ti sarebbe andata bene? Non credo che tu abbia capito che cosa abbia scampato. A meno che non ti dispiacesse. Capito. Sei intimidito dalle persone più forti e ti piace. Beh, immagino che fosse una vittoria da ambedue le parti per te. Dai, sto scherzando. Non hai idea di che cosa sarebbe successo. E non l'avrei permesso. E comunque... ero sincera. Tu mi piaci. E sei fortunato, perché sono aggressiva soltanto quando mi arrabbio. Per cui le tue gambe sono al sicuro per adesso. Perfetto, rilassati un po', sì. Ti proteggo io. Era da tanto che sognavo questo momento. Non pensavo che sarebbe mai successo. Non così almeno. Avevo così paura di dirti la verità, pensavo che io non ti piacessi. Ma non preoccuparti. Diciamo che ascolterò il consiglio della capa. Tesoro, non hai idea di che cosa ti accadrà. Dai, sto scherzando. Almeno sono stati buoni con te. Bene, meno male. Quando ho visto quando se ne sono andati così in fretta, io mi sono preoccupata immediatamente. E inizialmente pensavo, oddio, e se faranno delle torture, se... Meno male che avevo torto. Certo, spiegare la situazione ai miei superiori sarà complicato. Alcuni hanno subito un lavaggio del cervello molto più pesante di quello che, sai. Forse dovremmo rimanere in contatto con questa tribù per poterne discutere meglio. E poi dovremmo ricontattare i familiari, sai. Pensano che siano stati uccisi, invece sono tutti qui. A pensarci, non è poi così male. Forse ho fatto molto più male io a queste persone che non il contrario. Sai, ti chiamo scemo, deficiente, cretino, ma devo darti credito quando te lo meriti. Avevi ragione. Loro non sono affatto dei maiali. Non sono violenti, sono come noi. E nonostante tutto, tu ci hai creduto fino alla fine. È davvero nobile da parte tua. Diciamo che questo rimedia al fatto che tu sia deboluccio. Però ti rispetto davvero tanto. Cavolo, potrei persino imparare qualcosa. Si sta facendo tardi. Sì, mi sono messa d'accordo con le cape. Ci incontreremo domani per discutere su cosa dire al nostro re. Forse possiamo porre fine a questa guerra. E questo grazie a te. Dai, riposati. Te lo sei guadagnato. Sogni d'oro.